Dovete partire per la Luna e potete portare solo 3 CD. Cosa mettete nello zaino? Accidenti, solo 3 CD, sono pochi. Allora, uno, sicuramente l'icona del sesso, droga, rock and roll, Appetite for Destruction, The Guns N' Roses. Pietra miliare. Pietra miliare. Poi direi un best of dei Korn, perché sono proprio malati, mi piacciono. E poi boom, la musica con cui sono cresciuto, i Metallica. Io sono un po' diverso, prenderei The Wall dei Pink Floyd, in onore a Roger Waters, Achtung Baby degli U2, e solo quello. E un CD degli Epigeons, chiaramente. Ebbene ragazzi, siamo quasi arrivati al Temus, manca davvero poco, per cui io vi invito a restare con noi, a vedere tutte le fasi del concerto e del soundcheck, per cui non cambiate canale, Backstage Live. I vostri cuori, i vostri anime, datemi, datemi i vostri cuori, i vostri anime, datemi, datemi i vostri cuori. Backstage Live. Chiaramente la scelta è molto difficile, anche perché le richieste sono moltissime, ci bombardano ogni settimana di migliaia e migliaia di mail, quindi non è sempre facile poi scegliere chi portare sul palco, ma il tutto comunque in collaborazione con una delle agenzie più forti di Milano, al di fuori di queste serate poi di giovedì sera, che noi le abbiamo intitolate It's Only Rock and Roll But I Like, dedicate proprio alla musica rock, che spingiamo un po' più la gente locale, più gli amici dalla Svizzera italiana, le band locali. www.musicbox.it per votare sempre i vostri artisti preferiti, sempre nell'ambito di Backstage Live. Votate, votate, votate Backstage Live. Backstage Live. Beautiful dawn, lights up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up. Tranquilli, tranquillo come al solito. Io ti vedo davvero beato. Sì, sto bene. Come va? Benissimo, alla grande. Carico? Carico, carichissimo, sempre. Prima dei concerti. Va bene, grazie. Totalmente cambiato. Sono schizofrenico. Adesso questa è l'altra mia parte, personalità. Adesso è arrivato davvero il momento di seguirli, di sentirli, quindi restate con noi, non cambiate canale, Backstage Live, yeah! Bravo, bravo. Prime impressioni sono buone, vediamo alla fine. Ammazza con gli occhi, oh! Molto bella. Fantastico. Ho sentito poco. Sì, sono bravi. Datemi la vostra energia. Questa sera siete ospiti a casa mia. Non c'è palco e non c'è pubblico. Molto bravi. Bella. Grandissimi. Molto apprezzabili. Nuovo detersivo che non sciupi colori, macchine vecchie con dentro nuovi motori. Chiamami dottor Stanamore, per ogni tuo problema io la soluzione. Chiamami dottor Stanamore, giorno e notte sono a tua disposizione. Chiamami. Stupendi, meravigliosi. Bellissimi, bravissimi, mi piacciono tantissimo. Ma niente male, carini. Una graziosa bocciolo di rosa, emani il tuo profumo in questa notte misteriosa. Ma ogni rosa ha la sua spina e tu lo sei.
sono stati bravi, sì, mi sono piaciuti. Sono bravissimi veramente, proprio in gamba. Sono contenti, sì, sono veramente contento, ho sudato 2 litri come al solito, ma te l'ho detto, diamo il massimo. Conosci ancora e non so bene come, se mi vedi qui stasera, stare in fronte a te. Tanti complimenti, siamo stati davvero molto molto bene in Svizzera, una esperienza esaltante, gratificante. Cosa consigli ai ragazzi che vogliono iniziare questo duro mestiere da artista? Beh, di iniziare a suonare live soprattutto, e quindi fare tantissima esperienza live nei locali dove c'è gente, perché se no non si va da nessuna parte. Io non credo in quelli che escono di colpo tipo Amici. Lì non credo assolutamente nel talento, nel valore, e credo anzi soprattutto che questi ragazzi siano a rischio totale di depressioni e illusioni varie, e quindi chi vuole fare musica si deve veramente mettere in gioco e suonare. Poi ce la fai o no, ma intanto suoni con la gente che viene e fai amicizia, ti vedono, la gente vera. Non credo assolutamente in questi programmi tristi che stiamo vedendo ultimamente in televisione. E io vi ricordo, ragazzi, di cliccare sempre sul nostro sito www.musicbox.it per votare i vostri gruppi preferiti, sempre nel panorama e nel circuito Backstage Live. Davvero io ti ringrazio anche di aver supportato questa trasmissione che si occupa degli emergenti, quindi doppiamente grazie. Grazie a te e no, grazie Emanuele, grazie a tutto lo staff che mi ha invitato e ne sono grata. Mitica, io vi do appuntamento ovviamente alla prossima puntata, sempre con noi Backstage Live. Backstage